c'è niente da fare. Il Napoli vede ormai la Latina come la sua bestia nera. Dopo il pari di ieri della primavera per 2-2 a Napoli, arriva la vittoria per la formazione nerazzurra di Selvaggi, campionato allievi nazionali, 20ª giornata, girone C. 2-0 in favore dei nerazzurri, grazie al gol di Di Nardo nel primo tempo e di Zorresi ad inizio ripresa. Primi 20 minuti però che vedono una gara piuttosto lenta, che fatica a prendere ritmo e con veramente vere poche occasioni. Ci prova il Napoli, giusto al minuto numero 19 con questa azione, sulla parte sinistra del campo, dove da gira è Procida il pallone, però termina sul fondo con il Napoli che non punge. Così basta una palla lunga al minuto numero 21 a lanciare Di Nardo, il numero 9 nerazzurro è perfetto in pallonetto, parte il numero 1 del Napoli, Ferrara, ed è 1-0 in favore della Latina, che passa così in vantaggio. Il Napoli cerca di scuotersi e al minuto numero 20 prova la punizione con D'Ignazio. Il pallone però termina sul fondo. Ancora Napoli al minuto numero 40, poco prima del fischio che manda le squadre negli spogliatoi. Il cross è di D'Ignazio, ma Neri arriva lì senza alcun problema. Para, blocca e rinvia l'azione. Latina, Napoli si rende pericoloso poco più tardi. Questa volta l'azione è ghiotta con Negro che però che si vede sfuggire il pallone e Latina che riesce a rinviare. Così si arriva ad inizio di presa e grazie a questo calcio d'angolo arriva il sinistro di Zorresi che mette dentro il 2-0, battendo ancora Ferrara per il raddoppio dei nerazzurri, mandando così un bacio all'ora e anche alla telecamera. Latina 2, Napoli 0. Napoli che tenta qui a questo punto il tutto per tutto. Arriva la conclusione su punizione al minuto numero 14, ma Neri è lì, blocca e può far ripartire i suoi. Minuto numero 14, e altro calcio di punizione dal limite. Il Latina però riesce a rinviare. Al minuto numero 21 ci prova Amabile ancora da calcio di punizione. Lascia il pallone al D'Ignazio, il cross di sinistra sembra perfetto, il colpo di testa anche, ma arriva il numero 6, nerazzurro, Menichelli, a mettere in calcio d'angolo. Ultima emozione al minuto numero 34 della ripresa, quando questa volta sembra perfetta l'azione di Russo, da poco entrato, ma il tiro arriva solo per i pugni di Neri, con il Latina che riesce a mettere fuori questo pallone e a far svanire l'ultimo brivido. Ultimo brivido vero che però arriva al 49esimo, con l'espulsione per tutte e due, Luise e Baraldi, entrato solo due minuti prima, per spinte reciproche. Poi il match può finire qui, Latina batte Napoli, 2-0.